Con il gruppo di ricerca a cui appartengo stiamo seguendo l'evoluzione della comunicazione pubblica in Italia, in particolar modo in Toscana, fin dai primi anni 2000. Oggi si inizia a parlare di nuova comunicazione pubblica, ma crediamo che questo termine debba essere necessariamente conciliato con un altro, cioè quello di buona comunicazione pubblica, intendendo con questo una maggiore integrazione dentro le attività di comunicazione del cittadino, di quei saperi che rintracciamo all'interno dei territori, ma di una comunicazione pubblica che sappia anche investire nelle risorse umane e negli aspetti organizzativi. Dunque una comunicazione pubblica che da un lato faccia tesoro dei trascorsi, dei vissuti degli ultimi 20 anni, ma dall'altro si apra, comprenda le nuove esigenze anche di cambiamento e dunque anche la svolta digitale, ma che non sia una svolta dettata dall'impulsività, ma sappia fare sistema e investire sulla formazione delle persone addette.